talco puzzolo nella montagna. È una bella giornata di sole, va più che bene. Città di Castello. E anche se tra pochi giorni entreremo nella primavera, non è arrivato ancora il momento di appendere gli sci al chiodo, perché qui a Montenerone si continua a sciare nel fine settimana e anche nella giornata di lunedì. Grazie alla recente nevicata della settimana scorsa stiamo riuscendo a tenere gli impianti aperti per questo finale di stagione, che adesso per questa fine settimana mette tempo buono e quindi si preannuncia un bel weekend. Siamo aperti da oggi fino a lunedì tutti i giorni e poi vediamo in base alle condizioni della neve se continuare oppure vediamo. La neve alta così. Vengono un po' dall'Umbria, dalle Marche, anche la Romagna. Noi abbiamo 5 piste. E ne abbiamo 2 rosse e 3 blu, più il campo scuola area bob. E all'interno abbiamo anche uno snowpark e un tracciato di sci da fondo che batteremo appena ci saranno le condizioni. Ormai quest'anno forse le condizioni non ci saranno più, ma comunque appena ci sono le condizioni quello verrà aperto. La lunghezza delle piste varia dalla più corta, che è questa qua davanti al rifugio che vediamo, è di circa 1 chilometro, fino a 2,5 chilometri. Sulla cima tutta bianca torneremo. Allora, noi abbiamo uno ski pass giornaliero che costa 22 euro e oppure abbiamo il mattutino e il pomeridiano. E poi c'è l'area bob slittini che costa il giornaliero 10 euro. Per chi non scia c'è la possibilità di fare ciaspolate oppure delle belle camminate all'interno delle nostre faggete, che sono sempre molto suggestive. Scivolando con gli sci, scivolando. Ho da buoni italiani anche mangiare al rifugio Chalet Principe Corsini. Che è sempre aperto durante la stagione invernale con gli impianti aperti, ed estate, giugno, luglio, agosto sarà sempre aperto, e fine settimana e festività comprese.